Apre a Piazza Garibaldi il sottopasso di collegamento che dalla linea 1 della metropolitana conduce direttamente ai treni delle Ferrovie dello Stato e alla Circumvesuviana, un tunnel sotterraneo illuminato dalla luce del sole attraverso la copertura in vetro e acciaio che cammina a 8 metri di profondità sotto il livello stradale e riduce del 70% l'attraversamento pedonale di Corso Arnaldo Lucci. All'interno della galleria, gestita da grandi stazioni, troveranno presto spazio, negozi ed attività commerciali. Adesso nella parte sotterranea partono i bandi per l'assegnazione dei locali, quindi ci saranno nuove attività commerciali che non vanno a influire su quelle, diciamo, di superficie, ma si vanno ad integrare. Poi l'apertura della piazza in una parte considerevole, tutto il lato hotel Terminus, quindi cioè la piazza che progressivamente viene restituita alla città. 16 maggio c'è il municipio, poi c'è l'obiettivo del parcheggio entro fine anno, da impegno preso anche da grandi stazioni. Progettato dall'architetto francese Dominique Perrault, il corridoio di collegamento cambia il volto della piazza e si stima che sarà attraversato ogni giorno da oltre 15.000 persone. L'ingresso principale è accanto al terminal dei taxi, vicino alla libreria Feltrinelli, dove si trovano anche l'ascensore e le 6 scale mobili che collegano direttamente il tunnel alla superficie. Questa piazza è sempre stato un buco aperto, che mai nessuno ci ha messo mano, nessun architetto, ed era diventato un po' un punto dove tutte le contraddizioni della zona si ritrovavano. Io credo che così abbiamo cominciato a dare ordine alla piazza. Naturalmente riteniamo che non basta un buon progetto per risolvere tutti i problemi sociologici che erano legati a questa piazza, però mi sembra già un passo importante. Con l'inaugurazione della galleria sotterranea riapre dopo 7 anni di lavori anche il lato sud della piazza davanti all'hotel Terminus con marciapiedi rifatti e allargati. Per quelli dell'area a ridosso di Corso Garibaldi gli interventi prenderanno il via a partire da maggio. Soprattutto vorrei ricordare il risultato che il Comune di Napoli ha ottenuto in sinergia stretta in questo caso con il governo per l'ottenimento dell'intera somma, per l'apertura immediata dei cantieri che consentono il completamento della metropolitana sino a piazza, sino all'aeroporto, e il completamento del finanziamento per tutta la linea 6 sino a Bagnoli. Quindi la metropolitana di Napoli viene oggi considerata una delle opere pubbliche strategiche vere, quelle che servono al paese, che ha un livello, insomma, non solo cittadino ma nazionale.